Barbiana abbiamo avuto modo di ascoltare le sue parole, che hanno evidenziato come Don Milani sia stato veramente il battistrada di una cultura che va contro i privilegi e le emarginazioni. E per questo le vogliamo chiedere qual è il suo pensiero riguardo al modello pedagogico promosso da questo grande priore. Grazie, una bella domanda. Don Milani è stata una figura straordinaria, con una profetica forza prorompente, che da un piccolissimo centro delle montagne toscane si è diffuso non soltanto in tutta Italia, ma ben oltre i confini italiani. E ha seminato influenza molto più di quanto si possa immaginare. Nel corso del tempo anche la scuola italiana è cambiata, anche sulla base delle sensibilità che lui manifestava e che esprimeva e sollecitava. Le varie riforme sono succedute, hanno, come dire, preso come punto di fondo fondamentale quello per cui una scuola che offre opportunità soltanto a chi ha condizioni economiche adeguate e non a tutti, non è una scuola, perché non forma realmente la comunità, che è lo scopo della cultura. In questo l'influenza di Don Milani sulla vita scolastica italiana è stata molto più alta di quanto si immagini, perché è stata condivisa anche nel corpo dei docenti italiani, è sempre più cresciuta la sensibilità, la consapevolezza di questa responsabilità, che è stata un'influenza molto grande che è tuttora continua.